benvenuti in questo nuovo video. In questo video ho preparato per voi 4 ricette utilizzando il pane, utili sia da mangiare a casa, da portarsi in giro, da farsi schiscetta, insomma per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Spero davvero che queste ricette vi piacciono. Let's go con la carrellata di ricette. Di oggi è perfetto come pranzo da portarsi in giro ed è una delle mie combinazioni di gusti e sapori preferito: melanzana, tofu e tahin. Quindi facilissimo come sempre, let's go. Allora, sto facendo grigliare le melanzane in questa snacchiera. Funziona al giusto, quindi mentre questo va preparo il tofu. Come tofu io prendo questo qua di Coro, che è il tofu alle mandorle e sesamo, ed è il mio tofu preferito perché è veramente saporito, nonostante sia tofu, che si sa non è la cosa più saporita del mondo, quindi basta prendere quelli saporiti. E questo contiene soia, mandorle, sesamo, acqua, sale marino, cloruro di magnesio, fumo di legno di faggio, quindi è anche affumicato. Allora, taglio il tofu a bistecchine, quindi non a cubetti come il mio solito, ma lo taglio in... Io riesco a tagliarlo anche in tre, per il senso della lunghezza. Così, ok. E poi in 4. E meo, figurati se non c'entravi pure tu in questo video oggi. Voilà, faccio delle mini bistecchine che ovviamente dove le cuocio, ragazzi? In friggitrice ad aria, perché che vuoi non utilizzarla anche oggi. Metto dentro e in forno. Il tofu è pronto, in meno di 10 minuti in friggitrice diventa bello croccantino, diventa bello croccantino. Adesso lo lasciamo raffreddare e perfetto, è pronto. Il pane che ho scelto è una mini baguette multicereali che si presta benissimo per essere tagliata, farcita, e poi è molto pratica da portare via, quindi passiamo all'attacco. E terminiamo con una piccola colatina di tahin, ci sta una meraviglia. Sembra un panino con il pollo dentro. Combo perfetta. Ho il gatto dei vicini, mi sta entrando in casa. Vuoi l'uno o vuoi questo? Pranzo di oggi, open toast, un po' fresco, infatti c'è pochissimo da cucinare, anche perché ancora non ho la piastra e quindi l'unica cosa che cucino, spero vengano bene, sono gli edamame in forno a microonde. Praticamente li ho fatti prima un pochino scongelare, poi li ho messi in una tazza con dell'acqua e li ho buttati in forno a microonde, sperando che in qualche modo cuociano. Ma non lo so. Ah, perfetti. Un altro po'.
Perfetto. No, ma sono buonissimi. Ottimo. Metodo di cottura top. Quindi, questa mattina sono stata al panettiere. Allora, sono stata al panettiere e ho preso una punta di un bel filone di pane di grano duro. Guardate che grande che è la fetta, quindi adesso Jimmy, perché io non so tagliarle bene, taglia bene e bruschettiamo. Questa ha già una bella crosta croccante, quindi assapora già la bontà. Guarda, io devo dire che ho... Bravo! Un'arte per lo spessore delle fette di pane. Attento, non la rompere. Grandioso. Potevo far di meglio. E ora bruschetti. C'è da alzare il... Voilà. C'è da alzare forse. Perfetto. Io adesso allora preparo i toppings. I miei toppings quindi sono ricotta di pecora fresca presa al supermercato, edamame, sono venuti perfetti, rucola e pomodoro. Tagliere, le fette stanno bruschettando. Tu che vuoi? Te? Che vuoi? Voilà. Finisco con un po' di peperoncino, pepe, e voilà! Che spettacolo! Oh, oh. Super proud! Happy food dance! Vai. Nuovo giorno, nuova opportunità di un pranzo con la nostra pagnotta. Oggi voglio rivisitare il famosissimo avocado toast, solo che lo voglio fare my way, perché una particolarità di queste ricette è che sono bilanciate anche dal punto di vista nutrizionale, quindi contengono la parte di carboidrati data dal pane, grassi, in questo caso l'avocado oppure l'altra volta della ricotta, una parte di verdure per fibre e proteine, così da riuscire a creare un pranzo che non solo dà soddisfazione ma anche che sia saziante. Quindi iniziamo ovviamente dal pane. Oggi abbiamo una new entry perché siamo stati a comprare la piastra e quindi abbiamo l'energia per poter utilizzare il calore. Posso usare la mia padella e quindi iniziamo. Iniziamo dal pane che è lo stesso di ieri e ho conservato chiuso in un sacchetto di carta, in un sacchetto biodegradabile, quelli della frutta e della verdura, e l'ho tenuto in frigo. Quindi si è mantenuto bello fresco e togliamo le fette. Mentre il pane va, preparo gli albumi strapazzati che sono la fonte proteica, quindi accendo la piastra e, siccome io ho una padella antiaderente, li verso direttamente dentro. Aggiungo un po' di insaporitori, tra cui questo prezzemolo secco con aglio che ho preso in Spagna e adoro profondamente. Man mano le mescolo, che non voglio frittata, ma le voglio tutte a pezzettini. Mentre tutto questo va, preparo l'avocado. L'avocado deve essere bello maturo, mi raccomando, perché se è duro non sa di niente. Un avocado bello maturo lo dovete tocchicciare
Quando lo tastate ed è morbido al tatto, non vuoto dentro e non troppo molle, allora è perfetto. Mi raccomando, perché sento persone che mi dicono no, ma mi piace l'avocado perché non sa di niente. Ecco, perché l'avete mangiato non maturo. Tadan, perfetto. Guarda, metto del succo di limone. Oh no. Che va a smorzare un po' la grassezza, non troppo, peperoncino, sale e un pizzico di pepe. Voilà. E schiaccio la polpa di avocado. Io non la frullo perché mi piace mantenere la consistenza sotto i denti. Quindi preferisco schiacciarlo con la forchetta. La purea di avocado è pronta. Io adesso taglio un pomodoro, quindi tolgo i semi, metto solo la parte dura senza semi e i semi li mangio. La faccio il pomodoro a cubetti piccolini. E allora, ora manca l'ultimo, che è il cetriolo. Tagliamo il cetriolo e io vi consiglio di utilizzare un pela carote, un pela patate, che mi faccia abbastanza spessi. Ognuno di noi ce l'ha in casa un pela carote che tira praticamente via mezza carota e praticamente non si usa, ma oggi può ritornare utile. Quindi voilà, mise en place fatta, passiamo all'assemblaggio. Direi che anche oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ovviamente, come avrete capito più o meno, non tutto quello che ho preparato è finito sul tagliere di presentazione, quindi qui ci sono altri albumi, c'è dell'altro avocado e c'è dell'altro pane. Quindi adesso portiamo tutto a tavola e poi si assembla man mano. Diciamo che è sempre il solito discorso, lo sapete ormai. Quello che si vede, quello che si mangia. You ready for the crunch? No! Aspetta. Ovviamente. Oh mio Dio. No, vabbè. Effetto fetta biscottata. No. È uguale. Che si presta benissimo. Siamo. Take two, Jack si gira. Tappa. Il panino di oggi prevede pochissimi ingredienti e solo una padella, quindi è decisamente zero sbatti. Ho preso questo pane all'esse lunga, super curioso, fatto con farina di quinoa e di amaranto, e adesso vi faccio vedere cosa mi sono inventata. In realtà no, l'ho copiato spudoratamente da TikTok, però lo faccio my way. Quindi tagliamo il pane. Allora, in una ciotola un uovo, un po' di albume, mi allungo sempre con un po' di albume, ok, condisco con peperoncino, pepe, io il sale aggiungo alla fine. In realtà io avevo un super condimento
che è questo prezzemolo secco e aglio che avevo preso a Valencia, ma l'ho finito. Ci sta una meraviglia sulle uova e sulle melanzane. Quindi sbatto le uova e le verso in padella e subito metto due fette di pane, una a destra e una a sinistra, e lascio rapprendere l'uovo. Quando è ben rappreso, stacco e con una mossa super ninja giro tutto affinché poi il pane incominci a brustolirsi sulla padella. Da qui allora condisco, quindi comincio a trattare la parte sopra della frittata come se fosse appunto l'interno poi del panino. Quindi vado a mettere uno strato di formaggio spalmabile, io prendo questo qui al Lidl che è formaggio spalmabile di Skyr, metto uno strato su una fetta di pane e sull'altra e poi farcisco aggiungendo delle foglie di insalata in questo caso, ma è perché non avevo la rucola, e dell'altro formaggio spalmabile all'interno. Qui ovviamente poi uno può decidere se farlo vegetariano come ho fatto io, oppure aggiungere prosciutti affettati, insomma ovviamente va a gusto. Ovviamente deve essere successo qualcosa alla fotocamera mentre la chiudevo, perché praticamente per chiuderla prima si piegano i lati e poi si piega a metà portando una sopra l'altra le fette, molto semplice. Meraviglia. Mi ricorda l'infanzia. Concludo così questo video, spero davvero che queste preparazioni e questi accostamenti di gusti vi abbiano un pochino ispirati. Noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento facendomi sapere qual è la ricetta, la preparazione con il pane che rifarete e che non vedete l'ora di provare. Noi ci vediamo nel prossimo video, grazie, ciao ciao!